Roberto Gavazzi, amministratore delegato di Boffi. Partiamo subito da Boffi e dal piano di apertura di showroom. Come sta procedendo il piano a supporto del retail e anche del canale contract? Sta procedendo bene. Noi abbiamo il vantaggio di avere già una rete internazionale molto estesa di negozi monomarca di proprietà e non. Abbiamo potuto approfittare di questa rete aggiungendo De Padova all'interno di molti dei nostri negozi e trovando anche interesse da parte di molti altri venditori che non erano Boffi ad aprire nuove realtà De Padova. Questo perché è piaciuto molto il nostro nuovo modo di presentare De Padova qua a Milano, con questo nuovo negozio in via Santa Cecilia e questo concept un po' diverso di come proporre una casa completa che comprenda un po' tutto quello che in una casa uno ha bisogno. Quindi questo rilancio e nuovo mood per De Padova abbinato a Boffi sembrerebbe funzionare bene sul piano internazionale. Il vostro intento è di rendere De Padova più internazionale, ma la milanesità del marchio resta un valore aggiunto? Sicuramente. Milano in questo momento è una tour straordinaria perché è diventato un po' il centro non solo di moda e design, ma un po' una città in un trend positivo in generale per tutto quello che sta facendo. Vogliamo dare un tocco internazionale a questo concetto di milanesità e questo credo che De Padova ne abbia molto bisogno, e quindi vogliamo portare in giro questo senso borghese elegante della casa che Maddalena De Padova ha saputo dare al suo marchio in tutti questi anni e farne un vero e proprio fattore di differenza rispetto a quello che offrono magari altri marchi altrettanto importanti o anche forse più importanti del nostro. Uno dei temi del convegno di oggi è il contract. Voi siete attivi in quest'ambito, che tipo di progetti state portando avanti nel mondo contract? Il contract è decisamente sempre più importante, anche perché si stanno creando sul mercato delle opportunità di fare dei progetti sempre di livello più alto, indirizzati a una clientela molto sofisticata, dove Boffi e De Padova insieme possono veramente dare un valore aggiunto interessante. Quello che noi offriamo, cioè un pacchetto completo che va a coprire tutta la casa, e spero sempre di più possa essere particolarmente interessante per chi si indirizza appunto a presentare delle case molto raffinate, molto speciali, quindi poter avere un solo interlocutore che copre tutte e due è una cosa molto molto interessante. Il mercato americano, inglese e soprattutto quello asiatico in particolare, stanno diventando ancora più forti e ancora più orientati a cercare dei prodotti di design di alto livello, quindi noi ci contiamo molto. Boffi, De Padova e? Con De Padova abbiamo aggiunto parecchio, quindi e penso sia una realtà che potrà dare degli incredibili risultati di sviluppo, quindi bisognerà lavorarci parecchio e concentrarsi molto su questo. Potrà essere interessante magari aggiungere qualcosa, perché la crescita è un po' obbligatoria, siamo tutti delle aziende relativamente piccole, poter essere più sviluppati mantenendo sempre un posizionamento molto alto è molto importante, quindi aggiungere a lato degli altri settori come abbiamo fatto con De Padova o come abbiamo fatto all'interno di Boffi aggiungendo bagni e armadi, credo sia determinante per aggiungere qualcosa, crescere di valore ma non scendere mai di livello. Quindi alla sua domanda rispondo sì, perché no, siamo sempre un po' vigilanti e valuteremo opportunità eventualmente in futuro, ma con grande attenzione, senza dover per forza fare qualcosa. Da soli o eventualmente anche con la possibilità che all'interno del pacchetto azionario della società entri qualche fondo o qualche altra istituzione o con una quotazione in borsa magari in futuro? Al momento non abbiamo questo tipo di programma, siamo stati in grado fino adesso di fare queste operazioni senza aver bisogno di allargare la partnership ad altri partner. Peraltro potrebbe anche essere fatta se portasse del valore aggiunto interessante, cioè se trovassero dei partner che fossero veramente molto strategici per un progetto di sviluppo, perché no? La borsa anche potrebbe essere uno strumento interessante, ma le dimensioni dell'azienda ancora non lo consentono molto. Io credo che per i prossimi anni non sarà necessario avere degli altri partner, ma se fosse interessante, perché no?